Francesco, nella tua pasticceria, il territorio, Bologna, lo stile di Bologna, i territori della zona, quanto hanno influito, quanto influiscono? Influiscono tanto a cominciare dalla colazione. Io propongo il caffè con lo zabaglione. A Bologna, con mia vecchia scuola, il mio vecchio pasticcere, zabaglione e cioccolata, lo dico in bolognese, zabaglione e cioccolata. Se non c'era lo zabaglione non ci poteva essere un prodotto. Quindi proponiamo la colazione, il caffè, cappuccino, il cliente può mettere lo zabaglione, tutte le mattine che facciamo fresco in laboratorio, lo stesso zabaglione che facciamo poi dopo le nostre meringhe, le nostre mille foglie, lo proponiamo col caffè, molto apprezzato, molti vengono apposta, piace molto al cliente, oltre allo zabaglione ovviamente abbiamo la torta di riso, abbiamo varie tipologie di prodotti del territorio, li ho presi, li faccio tagli e quadri come si devono fare, diciamo, in origine e soprattutto in come la storia dice di fare la torta di riso classica, e li ho ovviamente anche rivisitati, faccio questo mignon, si chiama consistenza, che non è una torta di riso semplice, è una torta di riso cotta nel miele con una mousse di mascarpone sopra, l'ho presentata anche a un simposio d'accademia, è piaciuta anche ai colleghi, e quindi sì, il territorio incide, lo coltivo sempre, guardo sempre, sono attento a quello che è dal territorio, perché credo che sia le basi poi dove cominciare. Sono su Bologna e quindi credo che i bolognesi vanno intanto, sono i primi clienti miei che vengono tutti i giorni. E poi dopo i giovani soprattutto mi fa piacere che sappiano cos'è la tradizione della pasticceria bolognese, perché abbiamo anche la nostra tradizione, devo dire anche bella intrinseca. Quindi tu non tendi a non modificare delle... Tendo a farli uguali e a modificarli, a rivisitarli, non fammi modificarli. Fammi un esempio oltre a quello che hai già fatto. Oltre alla mignon consistenza? Sì. Beh, abbiamo fatto il panettone. Un panettone, quali sono i sapori di Bologna? Sono quelli del certosino, quindi un mix di spezie, quello di garofano, cannella, abbiamo un prodotto che si chiama droga per certosino, un sacchetto che ci trova solo a Bologna, che fanno un mix di queste spezie, che si fa con il certosino dolce che si mangia in realtà a Bologna, ma è il dolce tipico di Bologna. Noi abbiamo fatto il lievitato, l'abbiamo chiamato San Petronio, con questo gusto di questa aromatizzazione, questi aromi di queste spezie, droga per certosino, con sopra i canditi, la cioccolata, rifatto in un lievitato. Quindi abbiamo preso il sapore di Bologna, l'ho messo in un lievitato che nessuno l'ha fatto, nessuno non c'è.